Di nuovo in diretta dal CERSAIE 2012, siamo in uno stand davvero interessante con prodotti nuovi, frutto di un lavoro meticoloso di ricerca e sviluppo condotto dalla COP Imola, dalla COP Ceramica Imola. Accanto a me c'è il suo presidente Stefano Bolognesi, questo è lo stand Leonardo, davanti abbiamo lo stand di Ceramica Imola. Che cosa avete pensato di proporre di nuovo in questo CERSAIE? Per noi questo è un CERSAIE molto importante, un CERSAIE dove ci siamo presentati rinnovando completamente la nostra offerta su tutti e tre i marchi, il marchio Imola, il marchio Leonardo e il marchio Faenza. Abbiamo continuato in una strada di posizionamento dei nostri marchi, lavorando in maniera credo molto importante per quanto riguarda il marchio Leonardo su materiali tecnici di posizionamento credo assolutamente medio-alto, con esclusiva lavorazione di polveri e un grande peso della tecnologia continua partendo dal formato 120x120. Per quanto riguarda Imola, Imola è storicamente un marchio e un'azienda con un'offerta estremamente ampia, quindi i nostri clienti in Imola hanno potuto trovare un ventaglio di offerte, credo che hanno potuto soddisfare gusti ed esigenze di livello medio, ma sempre con attenzione e con classe, fino ad arrivare anche nel marchio Imola ad offerte di posizionamento assolutamente alto. Abbiamo rinnovato una nostra gamma storica, che è la gamma Micron, di micronizzati con polveri, e l'abbiamo rinnovata anche qui partendo dal formato 120x120. Per quanto riguarda Faenza, invece, Faenza per noi è un marchio che si deve posizionare nella gamma medio-alta del residenziale. Su Faenza abbiamo fatto diverse proposte e siamo contentissimi della nostra gamma preziosa, che è una gamma di pietre modulari e che è veramente piaciuta a tutti i mercati e a tutto il mondo. E allora, da quello che capisco, bisogna stare molto attenti alle richieste del mercato. Cosa chiede il cliente che si rivolge al vostro prodotto? Io credo che sempre di più noi dobbiamo cercare di affrontare il nostro mercato con non soltanto una gamma, ma un'immagine, una presentazione che possa essere trasversale su tutti i mercati mondiali. Io credo che sia finito il tempo nel quale parlavamo di un prodotto americano, di un prodotto italiano, o di un prodotto russo, o di un prodotto cinese. Io credo che oggi, e questo CERSAIE ce ne ha dato la conferma, lavorando in maniera sobria, in maniera pulita, noi possiamo raggiungere un target di gradimento su tutti i mercati del mondo. E questo io credo che è quello che vuole il nostro mercato, è quello che vogliono i nostri clienti. Insomma, la globalizzazione è spalmata anche su un settore importante e particolare come quello della ceramica. Tra l'altro Ceramica Imola, Ceramica Faenza, aziende storiche del territorio romagnolo, emiliano-romagnolo. Vogliamo fare un'analisi invece proprio diciamo economica. Come è andato il 2012? Quali sono stati i mercati sui quali avete puntato in particolare? Vabbè, il 2012 io credo che abbiamo toccato un po' tutti con mano, essere un anno nel quale si diceva martedì mattina all'apertura del convegno il nostro settore sta vivendo la tempesta perfetta, no? È chiaro che il 2012 ha visto un intensificarsi di quelle che sono quelle situazioni di tensione che soprattutto si vivono nell'orbita euro, no? 2012 purtroppo vede il nostro paese soffrire in termini di consumi e di attenzione verso gli investimenti, di crisi di liquidità. Però io credo che noi quest'anno abbiamo avuto paesi, sì, come certi paesi europei, il nostro mercato interno, che hanno sofferto in maniera importante, ma però abbiamo visto che anche qui in fiera, nonostante le difficoltà, stanno guardando con attenzione e con fiducia i prossimi mesi. Altri mercati che invece hanno funzionato in maniera molto molto positiva, sto parlando un po' di tutti i mercati nell'orbita oltremare, sto parlando degli ottimi segnali di crescita che ci sono sul continente nordamericano, Stati Uniti e Canada, e sto parlando anche della buona tenuta in area euro dei paesi di lingua tedesca. Comunque io ci tengo a rimarcare che in questa fiera, nonostante situazioni che sono condivise, percepite sia da noi produttori che anche dai nostri clienti, l'atmosfera è un'atmosfera che guarda, che osserva, è un'atmosfera che cerca di
di immaginare, che vuole immaginare una ripresa e una positività nel corso del 2013.